4 gol allo Spinazzola nell'ultimo test che l'Altamura ha dovuto effettuare prima del fatidico esordio tra i pro di domenica 11 agosto sul campo della Turris in Coppa Italia. Al D'Angelo i biancorossi hanno riabbracciato la città dopo il ritiro di Alfedena in attesa che comincino i lavori di adeguamento dello stadio, un tasto sempre più dolente toccato in conferenza stampa dal vicepresidente Franco Ninivaggi. Per quello che ci è stato detto, i lavori dovrebbero iniziare il 26 di agosto. C'era stato detto in realtà che sarebbero dovuti iniziare molto prima. Ora noi non ne facciamo una questione di data di inizio piuttosto che di data di consegna. L'appalto è strutturato per la consegna dei lavori in 80 giorni lavorativi consecutivi, quindi se sappiamo fare i conti e i lavori partono il 26 di agosto così come ci è stato detto, noi dovremmo poter ritornare a giocare al Torino d'Angelo agli inizi di novembre. Novembre, dicembre, gennaio, quel che sia, l'Altamura comincerà dunque la sua marcia casalinga al San Nicola. L'abbonamento sarà quindi diviso tra il capoluogo pugliese e la città murgiana, mezzo con cui il club chiede il sostegno diretto di tutta la comunità, viste le difficoltà logistiche e organizzative degli ultimi mesi. Presentate anche le due nuove maglie ufficiali, stilizzate direttamente dai dirigenti biancorossi e caratterizzate da una fascia trasversale. Il ripetersi della fascia trasversale. E non è un caso perché questo è il terzo anno, diciamo, di nuova gestione e noi abbiamo scelto la fascia trasversale come mood della nostra divisa. Sarà Giglio Till, capitano della nuova Team Altamura, carisma e leadership a servizio di una squadra giovane che dovrà innanzitutto pensare alla conquista della salvezza. Giovane sì, ma dall'ossatura già consolidata. È un onore per me fare il capitano di questa squadra e farò il massimo per aiutare la squadra e mettermi in prima fila davanti a tutti. Abbiamo avuto la possibilità di costruire l'ossatura, secondo me, più in fretta rispetto a quello che mi aspettassi. Dal nostro punto di vista mancano due, forse tre giocatori. Vedremo senza fretta, faremo delle valutazioni assieme allo staff tecnico, alla dirigenza.